Un Natale all'insegna della ristrettezza economica, almeno lo è secondo i catanesi che abbiamo intervistato e quelli abbiamo chiesto quanto abbiano speso in vista delle feste per un dono sotto l'albero. In molti hanno speso pochissimo, ma tanti altri non hanno speso niente, quest'anno niente regali. Quanto ha speso per i regali di Natale? Niente. Niente regali? Niente. Non ne ho fatti regali. Nessuno, a nessuno? A nessuno. Neanche per lei? Neanche per me. Quanto hai speso i regali di Natale? In circa un 50 euro. Poco. Lei 5 euro per tutta la famiglia. È l'imprenditrice. Io invece da povero ho speso molto di più. Lei braccino corto quindi. Molto corto. Lei quanto ha speso? Io niente. Niente regali? Niente regali. Per nessuno, neanche per se stessa? No, i soldi. Ce lo siede. E i miei figli? Niente regali, solo i bambini. Lei quanto ha speso? Io ho speso circa 150 euro, però è Natale una volta sola. Niente regali? Qualche regalo per qualche amico, qualche nipote. Ma avete speso di più o meno rispetto allo scorso anno? Meno dello scorso anno. Quanto ha speso per i regali di Natale? Circa 100 euro, non di più, per tutti i familiari più cari da promettere. A che avete destinato i vostri regali? Solo ai bambini? Certo, solamente ai bambini, certo. Togliamo il Natale ai bambini, togliamo tutto. Chi sono destinati? Un po' a tutti, al ragazzo, agli amici, alla famiglia. I fratelli, mamma, così. Hai speso più o meno dell'anno scorso? Un po' di più, perché i prezzi sono aumentati. Eri più o meno rispetto allo scorso anno? Molto meno, quest'anno è all'insegna della spending review. Quest'anno si tende a risparmio.